Good morning YouTube, signori, bentornati sul canale. Intanto scusate la luce, ma è sera tardi e non ho un faro da spararmi in faccia, neanche voglio farlo perché altrimenti colerei dal caldo che fa. Subito, come sempre, vi ricordo in descrizione il link per OneFootball, l'applicazione per essere sempre aggiornati con la vostra squadra, il calciomercato, tutto quello che succede. Mi raccomando, di nuovo link in descrizione. Ragazzi, mi spiace per la live di ieri sera che ho dovuto bloccare perché la fibra di Vodafone, chiamiamola fibra, fa abbastanza cagare, quindi laggava e c'era poca qualità, per cui mi sono guardato bene, mi sono ascoltato bene tutta quanta la conference delle EA che hanno presentato a Chicago le novità di Ultimate Team Foot 18, e adesso andiamo a fare un bel riepilogo che potete andare a guardarvi quando volete, perché durerà 10-12 minuti questo video qua, quindi non una live di ore, perché poi è anche iniziato in ritardo eccetera eccetera, quindi veramente non smaronamento. Qua invece poi magari sotto in descrizione vi lascio anche il minutaggio di ogni argomento, visto che ce ne sono parecchi, in modo che quando volete andare a riguardarvi qualcosa potete farlo tranquillamente. Mi sembra una cosa fatta abbastanza bene, piuttosto che star là a smenarsi due ore di live. Sono state date un sacco di novità, io le ho messe un po' per importanza o per hype, diciamo, quindi cominciamo subito con le nuove icone, perché qua c'è un sacco di roba da dire. Sono state presentate delle nuove icone, adesso vedrete anche che ogni icona ha tre versioni e vi spiegherò subito dopo perché, ma andiamo con la lista, la leggo. Avremo, oltre a quelli già presentati, quindi Maradona, Ronaldo, Yashin eccetera, Deco, Del Piero, Gullit, JJ Okocha, Michael Owen, Carles Puyol, Ronaldinho, ragazzi tanta roba, Roberto Carlos, Schmeichel, che sono curioso di vedere come Joker lo pronuncerà, e Vieira, ragazzi. Quindi queste sono le nuove leggende. Da qui alla Gamescom e poi alla uscita di FIFA ne verranno presentate delle altre. Come avete visto, ogni, continuo a chiamarle leggende, si chiamano icone, me lo devo fare entrare in testa sto termine, ogni icona avrà tre versioni. Questo perché una nuova feature del gioco, ricordo che le icone saranno anche per finalmente PlayStation 4 e Xbox One, no old gen, verranno introdotte le icon stories. Che cosa sono? Come vedete, lo ripeto di nuovo, ogni icona ha tre versioni che vanno in base a dei momenti storici diversi per ogni giocatore, quindi tre momenti importanti della carriera di ogni giocatore. Quindi ci sarà magari chi ha vinto il campionato per la prima volta, chi ha vinto il mondiale in quell'anno eccetera eccetera, e saranno disponibili dall'inizio del gioco in Ultimate Team. Non tutte però, perché la versione migliore, ovvero la versione Prime, che viene definita, chiamata così, sarà disponibile solamente in eventi limitati nel tempo, che saranno il giovedì, si chiameranno Throwback Thursday proprio, e tramite delle SBC. Quindi con la sfida creazione rosa potremo sbloccare, da quello che si è visto anche, bisognerà utilizzare una versione di quelle leggende, icone di nuovo mi sbaglio, per avere quella Prime, ovvero la versione migliore. Quindi attenzione, questi momenti verranno rilasciati più volte durante l'anno, quindi è probabile che sarà possibile il giovedì che esce Ronaldo, magari si potrà rifarlo più volte durante l'anno, però si potranno avere solamente con le SBC, con le sfide creazione rosa. Questa è una news importante. Passiamo da una news all'altra, quindi restiamo però sulle SBC, che verranno riviste per quanto riguarda il mobile, quindi il telefonino, e anche il PC. Si potranno completare le SBC da mobile come era prima, da PC, con una veste grafica migliorata, semplificata, perché hanno visto che tanti preferiscono, ci sono anche giocatori che non giocano e fanno solo le SBC, e quindi da computer è più semplice. Quindi ci sarà una nuova veste grafica nell'app di, nella companion app di FIFA 18, e questa è la novità per le SBC. Un'altra novità qui per il single player, diciamo, sono gli obiettivi che verranno introdotti ogni settimana, nuovi obiettivi. Questi saranno le cose più disparate, quindi comprare ad esempio una carta chemistry o applicare una carta allenamento del giocatore, un po' come i primi 15 obiettivi che troviamo all'inizio del gioco,
di questi ce ne saranno ogni settimana di nuovi, e anche questa è una nuova feature che verrà inserita in Ultimate Team 18, quindi in Foot 18. Sono stati confermati anche per quest'anno le carte speciali Once to Watch. Si è visto che ci sono già, perché c'è stato ovviamente un grandissimo mercato, quindi avremo Bonucci, Once to Watch, Douglas Costa, James Rodriguez, eccetera eccetera, saranno disponibili anche in prestito, quindi attenzione, perché ovviamente queste carte, come sappiamo, cambiano il valore in base alle prestazioni dei giocatori durante l'anno, quindi se ricevono un inform anche la carta Once to Watch aumenta di overall, quindi quella in prestito magari sappiamo di tenercela subito all'inizio se la troviamo e adoperarla in un momento della stagione in cui, non so, il giocatore prende il secondo o il terzo inform, eccetera eccetera, così avete capito benissimo il senso. Per quanto riguarda il single player, la nuova feature che è stata presentata per Ultimate, quella più pesante, sono queste squad battle, ragazzi, che è una cosa abbastanza interessante. Di cosa si tratta? Praticamente single player, ma Ultimate Team, quindi non online, ma comunque sempre dentro Ultimate Team, avremo la possibilità di sfidare delle rose create dall'EA oppure prese da pro players, quindi giocatori professionisti o diciamo celebrità, come ad esempio la squadra di Castro. Potremo sfidarle, si potranno sfidare con la nostra rosa di Ultimate Team a vari livelli di difficoltà. Ogni rosa avrà le sue impostazioni, quindi le sue tattiche personalizzate, moduli diversi, tipi, stili di gioco diversi, quindi magari chi più contropiede, chi possesso palla. Ogni sfida che faremo a diversi livelli ci darà dei punti. Questi punti andranno a costituire una classifica come quella del Foot Champions praticamente, quindi anche nelle squad battle ci sarà una classifica mondiale dei top 100, ci saranno dei livelli diversi, e la cosa più interessante di tutte è che ci saranno anche delle ricompense. Parlano di ricompense molto buone, quindi anche per chi o si stressa a giocare online o si rompe i coglioni perché si disconnettono i server, perché la gente gioca sempre alla solita maniera, oppure perché sei alle prime armi con FIFA Ultimate Team e quindi per te giocare online risulta un po' difficile perché devi imparare, questo è un buon modo per comunque avere delle ricompense e imparare diversi stili di gioco, quindi anche facilitarti poi nell'andare a giocare online. Questa è una bella, all'inizio non mi sembrava una cosa tanto figa, e invece mi sembra una bella introduzione, soprattutto per il fatto che comunque anche questa avrà delle ricompense che ovviamente non vanno a penalizzare, diciamo, chi farà le squad battle rispetto a chi farà il Foot Champions. Per quanto riguarda il Foot Champions, quindi passiamo ad un'altra feature, verrà inserito il Champions Channel. Che cos'è? In sostanza avremo la possibilità di guardare dei replay delle partite della Weekend League, del Foot Champions, comunque giocate da pro players o chi sarà in top 100, eccetera eccetera. Questo per andare un attimo a spiare lo stile di gioco dei pro player, degli altri giocatori, oppure semplicemente per andare a vedere come giocano i pro. Questa cosa sicuramente è una buona cosa per chi ama il lato competitivo di FIFA, perché andare a vedere come giocano gli altri fa sicuramente bene, perché come dice il detto, impara l'arte, mettila da parte. È una buona occasione per studiare lo stile di gioco, come fanno gli altri. Ripeto, è una cosa pensata più per il lato competitivo di Ultimate Team. Ultime due cose: all'inizio della live hanno fatto una partita sulla modalità comunque quella calcio d'inizio, quindi non Ultimate Team. Guardando il gameplay sembra che sia abbastanza simile a quello di FIFA 17. Aspettiamo la demo, le possibilità di provarlo con mano. Quasi quasi mi sembrava che i giocatori avessero ancora un po' più fisico, però il gameplay sembra assomigliare totalmente a quello di FIFA 17. La grafica ovviamente è leggermente migliorata, come abbiamo già visto comunque dai trailer vari. Ultima cazzatina: ci sarà il kit per le squadre Want to Watch, e qua adesso vi mostrerò in video anche la preview degli altri kit per chi farà i pre-order delle varie versioni
di FIFA 18. Ragazzi, questo è quanto, sono tutte le novità che hanno fatto ieri in un'ora e mezza e passa di live. Io ve le chiudo in 10 minuti, spero di esservi stato utile. Se avete bisogno di qualcosa scrivetemi pure nei commenti. Ovviamente più mi piace arrivano, più io sono contento. Condividete questo video se avete gli amici da informare, eccetera eccetera. A me non dà assolutamente fastidio, anzi è meglio. In descrizione vi ricordo il link al canale dei Brainless. Seguitemi su Instagram, che a 10.000 iscritti faremo un bel giveaway di una versione di FIFA 18. Mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre con tanta qualità. Ciao belli. Shock your soul, seal your doom.